Benissimo, vediamo Mozilla Hubs di nuovo. Quindi Mozilla Hubs si trova facilmente su internet, è un programma molto semplice. La prima cosa che consente di fare è, oltre a entrare nelle stanze degli altri, anche di creare una stanza. Non consiglio di installare Desktop App perché di fatto è uguale a questa, ma vedete voi. Quando create una stanza, vi viene creata una stanza con dentro una scena che di default è di nome, diciamo, quindi ha un certo nome X. Se entrate, quindi dovete fare semplicemente Enter Room, dovete scegliervi un avatar, e quindi qui chiediamo Sala Zar e cominciamo con la cosa più semplice. Entriamo, dovete decidere quale microfono utilizzare, quindi mettete per esempio il mio della cuffia, dopodiché cliccate per verificare che le casse funzionino, entrate e noi adesso cliccando col tasto sinistro del mouse posso tranquillamente entrare e navigare in questa bellissima stanza. W doppia per andare avanti, ma anche freccina, freccina avanti e freccina indietro. W doppia S per andare avanti e indietro, A per andare a sinistra e D per andare a destra. E in più la cosa più interessante è G per abilitare il volo. Per abilitare il volo bisogna puntare verso un oggetto, la luna, e poi si fa W o freccina e si vola verso dove si vuole, quindi si può esplorare come si vuole. Quando si è in modalità fly si entra negli oggetti, quindi si può navigare dentro la casa, che in questo caso è vuota, e possiamo fare un bel po' di cosine, quindi WASD, muoverci sostanzialmente. E direi che, ecco, si può parlare, nel senso che se abilitiamo il microfono, quindi M anche, oppure facciamo share e abbiamo un indirizzo, questo indirizzo lo copiamo e lo possiamo passare ad altre persone che possono collegarsi a questa stanza. Quindi questo è un modo fantastico per creare delle situazioni, quindi in 3D, anche in realtà virtuale, dove potete far entrare delle persone e chiacchierare con loro. Io direi che come primissimo video, come primissima esperienza, questo è tutto. Aspettiamo il prossimo video dove vediamo qualcosina di più.